Ecco qua il gruppo CAI di Muggiò, pronti per andare alla scalata della Sacra di San Michele. Quando siamo andati noi a mercoledì, allora la gente ha portato. Quindi che la gente. Ciao, Micio Mao. Ciao. La giornata si preannuncia molto calda e mentre il grosso del gruppo decide di fare ugualmente il trekking sul monte Pierchiriano, noi, piccolo gruppetto, abbiamo preferito salire in montagna con il pullman. Dopo aver risalito un sentiero ombroso, siamo al cospetto della Sacra di San Michele, così viene comunemente chiamata l'Abbazia di San Michele della Chiusa. Il complesso architettonico, monumento simbolo del Piemonte, è arroccato sulla vetta del Monte Pierchiriano, all'imbocco della Val di Susa, nel territorio del comune di Sant'Ambrogio di Torino, poco sopra la borgata di San Pietro. L'abbazia nasce tra il 983 e il 987 dalle esigenze della cultura del pellegrinaggio, destinato a diventare ben presto centro di spiritualità e crocevia di scambi culturali di straordinaria ricchezza. Il secolo XII segna il periodo di massimo splendore dell'abbazia, luogo di ospitalità per pellegrini ed aristocratici e fulcro di un patrimonio disseminato in tutta Europa. In seguito, il quadro sociale locale, la politica sabauda e le difficoltà economiche sempre più condizionarono la vita monastica, sospesa nel 1622 dal Papa Gregorio XV. Nel 1836 Carlo Alberto incarica Antonio Rosmini di insediare alla Sacra una comunità di suoi religiosi, che tuttora custodisce gli edifici abbaziali. Che non me lo ricordo bene. No, va bene, la grotta. Te cura, non l'ha curata, e no, dice, ma c'ha fatto sopra il livello del mare, però è uno dei più antichi luoghi di culto. Allora, adesso passiamo ai cenni storici. L'abbazia, fondata alla fine del X secolo, con le donazioni di Ugo di Montpoissier, ricco francese, primi secoli, un centro culturale e spirituale di livello europeo e un luogo di accoglienza per i pellegrini come noi. A partire dal XIV secolo si vede la progressiva decadenza fino al XVI secolo. In curia, tutta la verità fondata da un sacerdote filosofo. La Sacra di San Michele è uno tra i più grandi complessi architettonici e religiosi di epoca romanica d'Europa, frutto di interventi ed ampliamenti sviluppatisi nel corso di un millennio. Documentano gli albori dell'insediamento le tre cappelle sottostanti la chiesa, costruite nella roccia nell'XI secolo, da cui si sviluppò il monastero antico. A partire dal secolo XII si realizza l'attuale chiesa a tre navate, che poggia sulle celle primitive e sul basamento articolato attorno allo scalone dei morti. Risalgono alla fase gotica le campate occidentali della chiesa e gli edifici abbaziali a nord del complesso. I secoli successivi vedono l'abbazia diventare obiettivo militare,
più volte bombardata e ridotta in rovina. Nell'Ottocento si apre un'epoca di restauri stilistici e integrativi, determinanti la fisionomia attuale dell'edificio, che è oggi al centro di un rinnovato interesse dovuto appunto a questi restauri conservativi. Recentemente è stata presentata la candidatura dell'Abbazia a Patrimonio dell'Umanità UNESCO. Cappelle primitive.